Salve, ed eccoci nella video recensione di Fallout 4, ultimo capitolo in uscita della nota serie che ha entusiasmato migliaia di videogiocatori dal primo capitolo uscito nel lontano 1997. Ancora una volta la concezione steampunk domina il nuovo capitolo della saga. Grazie alla presenza di tecnologia avanzatissima, vedi robot fluttuanti e navi volanti, il tutto scandito però con materiali utilizzati negli anni 50. L'incipit narrativo prende luogo immediatamente prima dello scoppio della bomba atomica, laddove invece le fasi di gioco vere e proprie iniziano. Dopo aver creato il proprio personaggio tramite un editor promettente, all'uscita del Vault 111, del quale il nostro eroe sembra l'unico sopravvissuto. Purtroppo, a differenza delle fasi di gameplay, lunghe e infarcite di nemici nuovi e vecchi, le informazioni sulla trama sono scarse e frammentate. Se da un lato non è ancora possibile commentare nulla riguardo del gameplay, della trama e dello sviluppo del personaggio, dall'altro ci sentiamo in dovere di andare a osservare il motore grafico scelto per l'occasione, il Creation Engine. È palese di non essere a cospetto di un motore caratterizzato da modelli poligonali particolarmente vicini alla realtà, anzi, non danno la parvenza di essere di fronte a una tecnologia in grado di sfruttare al massimo la potenza next gen. Fallout 4, è bene chiarirlo da subito, non reinventa, non sconvolge, non mostra un motore grafico strabiliante, eppure lascia a bocca aperta l'aggiunta di meccaniche tremendamente complesse, che vanno ad aggiungere un ulteriore spessore a uno dei titoli più sostanziosi della scorsa generazione. Nello specifico, il sistema di crafting e la possibilità di costruire ed arredare la propria dimora in maniera molto più profonda e personale di quanto fosse possibile fare in Fallout 3. I'll help if I can. Well, we do have one idea. Da quanto mostrato, il sistema di crafting offrirà centinaia di opzioni possibili, tra armi e armature, consentendo di smontare ogni singolo di pezzo di equipaggiamento rinvenuto, così da ottenerne materiali altrimenti non disponibili. L'innalzamento del numero di armi equipaggiabili, che raggiunge la ragguardevole cifra di 50, e l'affinamento del già ottimo sistema VATS, che torna a dare una sfumatura strategica ad ogni battaglia, contribuiscono a creare un pacchetto che restituisce un'incredibile sensazione di solidità. Fallout è comunque un caso a sé stante. I patiti del marchio lasceranno sicuramente in secondo piano l'aspetto tecnico e focalizzeranno la loro attenzione direttamente sugli aspetti nevralgici del gioco, quindi gameplay e missioni. Una piccola curiosità: a solo un giorno dal suo annuncio è stato secondo nella lista dei giochi più venduti, e Fallout 3 New Vegas, cioè i suoi antenati, hanno avuto un incremento di vendite pari al 700%. Mica poco! Detto ciò, si conclude la mia personale pre-recensione del gioco in uscita domani, 10 novembre 2015, per PlayStation 4, PC e Xbox One. Cosa aspettate? Uscite da Vault e prenotatelo subito! Grazie per la visione, ci vediamo alla prossima! Thank you.